Dopo tanto tempo ai nostri microfoni Stefania Blancuzzi, e c'è un motivo: oggi con due rigori sei un po', non dico la salvatrice della patria, però hai dato un grosso contributo parando i due penalty alla qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Beh sì, diciamo che si dovrebbe, solitamente si dice ho fatto solo il mio dovere. Ma... Di solito si dice che sbaglia il rigorista, no? Sì, sbaglia il rigorista, il portiere ha solo un gran fortuna. Però sì, dai, è andata bene. Sono riuscito ad individuare, diciamo, la parte dove avrei potuto tirare e sono andata, insomma. Insomma, pararne due, però magari ne puoi parare uno. Forse aver cominciato bene parando il primo ti ha dato carica, autostima o no? No, io paro i rigori in maniera strana. Ho tutto un metodo tutto mio. Senti, è un periodo un po' particolare per te, che avevi un po', diciamo, perso il posto da titolare. Comunque, voglio dire, vi allenavate sempre con grande collaborazione, grande stima, grande amicizia, e ti sei fatta trovare pronta appena sia in campionato che in Coppa. Sì, diciamo che rientro da un 3 mesi di stop per un problema muscolare e mi sono tolta diciamo mezza soddisfazione, perché comunque avrei voluto togliermela durante la partita piuttosto che i rigori, però dai, va bene lo stesso, sì, dai, anche perché poi avevo giocato a Bari, poi mi ero fermato di nuovo, per cui cioè non è che ho avuto ancora il tempo di entrare in quest'ottica. Senti, è la prima volta che ti capita, credo, di parare due rigori anche se a fine partita, no? Credo, o era già successo nella tua carriera? Esatto, in partita credo no, però non so, c'era stata un'altra occasione, sì, uno però al massimo, no? Ma quando? In passato, quando giocavi, non so, nel Chiasielli. Parati diversi, sì. No, quindi sei uno specialista? No, mi piace parare rigori, sinceramente. Va bene, quindi direi alle tue compagne di procurarne di più, così li pari e ti metti in luce, no? Ma no, possiamo esagerare adesso, sì, andiamo a cercarci rogne, perché sennò... Senti, adesso siamo in semifinale con la Roma, speriamo di poter giocare in casa, e tu sai che il Tavagnacco, anche se non c'eri, viene da 2 Coppa Italia vinte consecutive, quindi bisogna cercare di difenderla fino in fondo, beh, no? Certo, sicuramente bisogna difendere, insomma, questo titolo che da 2 anni hai detto, sì. Sì. E allora? 2 edizioni consecutive. Non c'è 2. Non è che lo dico io, è storia. Ok, non c'è 2 senza il 3 allora.